giornata del ricordo sarà il 10, lunedì 10, ma abbiamo preferito anticipare a venerdì. Il tempo non aiuta, comunque grazie ancora a voi di essere qui. Abbiamo voluto iniziare con questo spezzone del magazzino 18 di Questiti, un po' perché è di grande attualità, l'avete sentito anche nei telegiornali, un po' perché almeno questo pezzo spiega bene cosa è successo in quegli anni in Istria e Dalmazia. Quello che, prima di passare la parola all'assessore per un saluto, quello che volevo un po' sottolineare è che qualcosa è stato detto proprio da Cristichi e poi vedrete anche nel film, sono due sentimenti almeno che io provo sempre quando sento queste storie, che è sentimento di amore e sentimento, non è proprio un sentimento, il silenzio forse è un antisentimento in questo caso. Silenzio perché, come diceva anche Cristichi, in quei giorni c'era nelle città un silenzio di tomba, sentiva solo i chiodi delle casse che venivano chiuse e tutta la gente pian piano se n'è andata, pensate circa 350.000 persone, un'intera regione che ha abbandonato la propria terra. E il silenzio anche di chi, magari urlando, cadeva nelle foibe, non c'era nessuno ad ascoltarlo. Non c'era nessuno intorno, non c'era nessuno in Italia che ascoltava. E il silenzio che è continuato per 60 anni sostanzialmente, fino a quando poi è stata istituita la giornata del ricordo, che ha aiutato un po' a far presente agli italiani cosa era successo in quegli anni. E il sentimento di amore, perché credo che tutte queste persone che hanno abbandonato la terra dove avevano le proprie radici, per continuare a sentirsi italiani è un grande sentimento e solo credo con l'amore si riesca poi a costruire comunque qualcosa. Grazie a Maurizio, però, grazie agli amici dell'associazione Balder, a Scatti da Lupi di questa sera qui, grazie a tutti voi, presente anche il Presidente del Consiglio Comunale, che poi invito a fare un saluto, segno di come l'istituzione di San Giovanni di Patotto, anche se questa sera siamo in pochi per i tanti motivi che possono essere legati a una vicenda che ancora non è ben ricordata nella nostra Italia, anche se siamo in pochi, noi crediamo sia importante ricordare. Guardate, io vorrei uscire un pochino dai confini del cerimoniale questa sera e dire con fermezza che sì, è sicuramente merito delle istituzioni se il 10 di febbraio di ogni anno c'è il giorno del ricordo, ma è merito soprattutto di quelle persone, di quella comunità di persone. Non ho vergogna a dirlo perché politicamente sono della parte avversa, ma è giusto riconoscere come quelle persone hanno saputo tenere la fiaccola del ricordo ed è quella comunità della destra nazionale che sia a livello italiano che a livello locale ogni anno si sono messe in fila per ricordare delle vicende che erano scomode. Io penso che di fronte alle tragedie della storia, di fronte alle criminalità, di fronte alla storia che è passata sotto i percorsi classici come è avvenuto appunto in quei territori, sia importantissimo ricordare. È importante perché, lo ha detto benissimo Cristicchi in questo spezzone che ricorda un pochino l'orazione di Paolini sul Vajont, no? Quelle tragedie della storia dimenticate ma che poi grazie alla forza del teatro e dello spettacolo diventano storia comune. L'ha detto bene Cristicchi, li chiamavano fascisti, erano italiani, si sono volute nascondere dietro le ideologie, dietro i disegni espansionistici di Tito e degli slavi, purtroppo disegni negativi, disegni che hanno portato poi a tantissime migliaia di persone a lasciare le proprie terre. Allora io credo che di fronte agli esodati, di fronte alle persone che sono finite delle foibe, delle province dell'Istria, della Dalmazia, noi dobbiamo essere orgogliosi e ricordare quei fratelli d'Italia che non ci sono più e che meritano tutto il nostro rispetto. Grazie e dunque ti invito a fare un saluto. Buonasera. Il mio ruolo di rappresentare un organismo democratico come un consiglio comunale e di conseguenza vi saluto a nome di tutto il consiglio, ma soprattutto ringrazio per l'occasione del ricordo storico, sociale, culturale, tragico, gli amici dell'associazione Balder e anche dell'assessorato alla cultura che con onestà intellettuale, come vedete, appoggia a qualsiasi occasione, diciamo, di riflessione personale e collettiva. Non posso, come diciamo così, rappresentante di un'istituzione appunto democratica, non fare anche una riflessione, anche forse da consigliere, mi do spesso dei consigli davanti a queste tragedie, mi
do dei consigli e mi permetto di condividerli con voi. Queste tragedie dovrebbero ricordarci che una volta che si è imboccato il primo passettino verso la perdita della ragione, della tolleranza, del rispetto verso l'altro, la discesa è inarrestabile e da qualsiasi parte vengano queste violenze portano a delle cose che poi spingono alle vendette, a colpirsi l'un l'altro senza più ragionare anche di fronte a cose che invece dovrebbero riscuotere una certa pietà. Quindi la riflessione è proprio meditare tutti per evitare di imboccare proprio personalmente il primo passettino verso la violenza. È una riflessione molto intima, ma la volevo condividere con voi senza tanti discorsi, anzi no, giustamente anche ci sono i discorsi istituzionali, però insomma la mia era un invito proprio a riflettere personalmente e di godere della democrazia che abbiamo e di evitare tutti quanti insieme imboccare una strada pericolosa verso le guerre, verso le tragedie che poi portano alla perdita della ragione totale. Grazie. Grazie di essere qui questa mattina, ringraziamo anche l'assessore Marco Taeta in rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Giovanni del Patoto e un ricordo va anche un ringraziamento alla precedente amministrazione che ha voluto questa intitolazione. E siamo qui oggi per la giornata del ricordo, per ricordare il sacrificio degli esuli che hanno abbandonato le loro case tra il 45 e il 47 e degli uccisi e assassinati nelle foibe, sempre in quel periodo nell'Istria e nella Dalmazia. Quello che mi preme, prima di passare la parola all'assessore, mi preme sottolineare che questa non è una commemorazione di parte. Qui si ricordano italiani che persero la vita proprio per voler essere voluti rimanere italiani. E quindi è vero che il ricordo per 60 anni è stato forse più appannaggio di una parte, ma solo perché gli altri non hanno voluto ricordare. C'è stato il silenzio. E vi ringrazio di essere appunto qui oggi anche per squarciare un po' questo silenzio e perché il ricordo di quei tragici fatti divenga un po' patrimonio di tutti. Parola all'assessore Taeta. Grazie a Maurizio e agli amici della Baldar che ogni anno ravvivano e tengono viva la fiamma di quel ricordo, grazie a tutti i presenti. Io ci tengo a sottolineare come queste manifestazioni non siano cerimoniali vuote, ma sono cerimoniali che ricordano le vite di quelle tante persone, di quegli artigiani, di quegli italiani, di quei cittadini delle province di Istria e della Dalmazia che purtroppo sono stati cacciati dalle loro case, sono stati assassinati per colpa di un disegno espansionistico panslavo di Tito. E ricordare quegli italiani è un dovere, soprattutto per noi, perché, come giustamente ha detto Maurizio, non è solamente un cerimoniale di parte. Li chiamavano fascisti, ma erano italiani, erano i nostri fratelli d'Italia che sono scomparsi. Io credo che sia doveroso, laddove ci sono i traumi della storia, che non si chiamino solamente Auschwitz, che non si chiamino solamente Foibe, ricordare la vita umana per tutta la dignità che questa vita merita. Quindi grazie a chi ha tenuto in questi anni, nel silenzio e spesso tra le polemiche, viva la fiamma e la fiaccola di quel ricordo. Grazie. Grazie. Osserviamo un minuto di silenzio. Grazie a tutti voi. Abbiamo cosa abbiamo bloccato? Attenti, guardate, là non c'è.